È di almeno 15 morti e 50 feriti il bilancio dell'attentato suicida nella moschea sciita Imam al-Sadiq nel centro di Kuwait City. Il bilancio della strage rivendicata dal sedicente Stato Islamico è destinato a salire, visto che la moschea era piena di fedeli in preghiera nel secondo venerdì di Ramadan. Gli sciiti rappresentano circa il 30% della popolazione del Kuwait, che conta 1.300.000 abitanti. Secondo quanto riferiscono i primi testimoni oculari a un'emittente televisiva panaraba, un kamikaze è entrato nella moschea con indosso una cintura esplosiva e si è fatto saltare in aria al grido di Allah è grande.